ha preso il via oggi a Benevento il servizio di mensa scolastica, una vicenda accompagnata dalle polemiche e che, al suo esordio, non taglia certo il nastro tra commenti entusiastici. L'Associazione per la Città Sostenibile contro il Malaffare, altra Benevento, attacca. Oltre ai 53 giorni di ritardo rispetto agli annunci, lamenta il basso numero dei pasti, solo 350, etichette senza grammatura e nessun controllo degli organi preposti. Altra Benevento scrive ancora che l'amministrazione Mastella aveva annunciato in campagna elettorale drastiche modifiche e invece sta operando in continuità peggiorativa con la precedente. Immediata la risposta dell'assessore alle scuole, Amina Ingaldi. I disagi potevano essere previsti soprattutto in virtù di un numero di iscritti a mensa ancora ballerino. Oggi sono stati forniti all'incirca 411 pasti. Un po' di ritardo lo si è avuto solo sulla scuola di Sant'Angelo a Sasso, a causa del fatto che intorno alle 10, un orario presumibilmente utile per lavorare tutti i pasti, erano appena 120 le prenotazioni, perché le prenotazioni vengono fatte di mattina in base alle presenze dei bambini e alle adesioni giornaliere. E invece dalle 10 in poi c'è stato un susseguirsi di conferme, quindi il numero è aumentato. Non siamo stati noi presenti perché era quasi scontato essere oggi nelle mense, però lo saremo. All'improvviso scenderemo tutti, dal sindaco alla giunta, ci sono dei consiglieri pure molto attenti che andranno a far visita nelle mense. Oggi altri 20 genitori si sono recati all'ufficio istruzione per raccogliere i modelli per l'iscrizione alla mensa.